Da qua possiamo riprendere. Sì. Allora posso andare in registrazione mo? Ok. Ciao, mi hai ripreso in diretta. Me l'hai detto in diretta. Adesso questo rimarrà sul grande web. Gaetano ha detto: Gennaro, ci hai rotto le palle, questa dichiarazione adesso rimarrà negli annali, nel grande web. Ciao Antonio, non ti avevo salutato, caro Antonio Totonno. Allora, chi vuole che Gennaro faccia le registrazioni? Nessuno. Gennaro, togli le registrazioni, ti salutiamo con affetto, preferiamo ascoltarti oggi. Per cui salutiamo gli amici, ma dovrete essere presenti per partecipare. No, anche perché altrimenti Pino si intimidisce, non riesce a parlare. Invece, Salvatore invece diceva che interessava, ma ti riprendi, da adesso in poi riprendi. Di Antonio, certo. No, non devo stare tranquillo. Va bene. Allora, ciao amici. Per cui, se siete d'accordo, direi di limitare le registrazioni all'intervento di Antonio, che sarà per esporre almeno la problematica, che sarà esplicativo, esaustivo, delucidativo su tutte le iniziative e su questo impalmatore. Certamente. No, molto sciolto. Moderatore, sapere se non so. Se tu mi togli ancora il permesso, quindi servirebbe il permesso per almeno il 10. Antonio, alza un po' di voce. Servirebbe il permesso per venerdì 10 la mattina. E poi per il resto non lo so, una volta avuto il permesso si prepara il magari se non sappiamo precisamente chi verrà di portavoce, allora Antonio, solo in generale portavoce. Io ho parlato con Luigi Cirillo e la Embrice fino a quando, diciamo, era così, ha detto che non c'era problema, è tutto il numero di telefono. Ho parlato pure con Mari Mustarà e con Tommaso Palermo, hanno detto che pure loro, per loro non c'è stato problema. Dobbiamo contattare soltanto i portavoce. Cioè, l'evento come lo impostiamo? Nel senso di perché mi hanno tanto fare il gazzetto. Sì. Ma poi questi ritratti che si mettono lì, contratto però poi i portavoce, cioè, non lo so, quando vengono che cosa vogliamo fare, cioè, nel senso facciamo un piccolo radino e basta, finisce lì, o non lo so, venerdì. Vabbè, dovrebbero parlare perlomeno, questo non lo so, cioè, dovrebbero dire qualcosa perlomeno, non me lo so dire, io mi sto occupando delle linee guida che magari vogliono, potrebbero parlare della legge che Salvatore Micillo ha fatto approvare sugli ecorifiuti, sugli ecoreati. Parlano a chi? No, vabbè, dovremmo sensibilizzare. Prima dobbiamo sensibilizzare le persone del posto. Cioè, io sono per fare una cosa simbolica, perché non credo che riusciremo a coinvolgere, però le persone del posto le possiamo coinvolgere, sì, se non lavorano la mattina sicuramente possono
ma coinvolgerle significa lavorarci su per promuovere. Sì, noi dobbiamo essere in tanti, cioè veramente non possiamo essere in tanti. Per i permessi invece? I permessi non lo so, chi si impegna, penso, se Gaetano... Io non conosco la pratica, se non ci posso anche offrire per andare a non lo so, io i permessi in genere per accogliere Gaetano, quindi se... Però il permesso io devo avere la certezza che ci sia, perché finché non c'ho la certezza del permesso, cioè non posso fare niente. Vai. Non posso siamo fare... tutti quanti legati al permesso. Cioè non posso lanciare l'evento. Il permesso per l'occupazione solo per l'evento. Se non c'è il permesso, non... cioè, quindi, passo, primo partito, no, era giù. Pubblicizzare l'evento. Dobbiamo innanzitutto la... Non posso neanche sapere se quella mattina vogliamo andare a protocollare le film o uno deve protocollare il giorno prima, hai capito? Cioè, quindi il permesso è fondamentale. Vabbè, però la municipalità è vicina. No, ma non si va in municipalità, si ferma a presentare la municipalità, non raccoglierà. No, ma si fa comune che conoscenza penso alla sindaco e alla municipalità. Sì. Cioè la imposti così, poi stesso il protocollo del comune suppone una volta che il protocollo si arriva alla informativa pure alla municipalità. Possiamo decidere sulla se non abbiamo il permesso delle informazioni sui ritratti, a che punto stanno, come capito? I ritratti non lo so, ragazzi, tutto in questo momento gli artisti... No, stanno confuso, mi sembra. Io però... Diciamo che non dovrei essere sempre io a chiedere i ritratti a che punto stanno, nel senso che chi ha fatto i ritratti dovrebbe comunicare tra di loro, cioè non posso essere io a comunicare con ogni singola, cioè voi non avete, cioè chi ha fatto i ritratti non so ci siamo comunicati tra di loro, sapete che avete fatto anche gli stessi ritratti. Mi hanno detto, cioè, che hanno, stanno a buon punto, poi ma non, nello specifico non sono entrato. Vabbè, comunque il problema... Sapevo pure io che anche con il video si stavano attivando, detto che però... Poi, appunto, si può girare pure l'altra metà una del video. Una volta avuto il permesso per fare, diciamo, il gazebo lì in zona, avuto il permesso, poi, cioè... Viene un portavoce, allora il primo step è il permesso, noi ci dobbiamo attivare per il permesso, poi con mamma fa... Guarda, tu che sei più pratico dei permessi, come dobbiamo fare? Per questo permesso è pieno. No, ma ci vado pure io, il problema è sapere la dinamica, dove bisogna andare, quale ufficio. Il problema non c'è stato, ci vado pure io. No, il permesso per fare l'evento con i parlamentari, sì, per i gazzetti. Dobbiamo disporre il mese di luglio per i gazzetti, no? Però il gazzetto in anticipo, perché diciamo, perché organizzativamente poi Antonio si sa da muovere che da... Dovremmo trovare occupati. Non ho capito. Non c'è problema, Luca. No, giustamente Antonio rilevava, dice, se è organizzativamente per il seguito, se non c'è prima la disponibilità del permesso... La conclusione. No, la conclusione ha detto Gaetano che nei gazebi di tutto il mese diciamo anche questo qua, quindi la problematica non... No, ma piuttosto una cosa, sempre agganciandomi anche alla situazione dei gazebi, ma voi avete tenuto presente che, perché a me qualche osservazione del genere già mi è arrivata, sul periodo a cui andiamo incontro, cioè che comunque dopo il 15 di luglio più o meno le persone, ovvero una questione di vacanze, o meno c'è, si andranno a ridurre gli eventi con questi gazebo. Una cosa simbolica, no, che noi dobbiamo non sul fatto dell'evento di Antonio, dico in generale per tutti quanti. Sì. Cioè che il periodo di luglio incomincia a essere un periodo di vacanze, per cui ci potremmo anche trovare con una serie di permessi di cazzo. Sì.
Facciamo la notte stellata. No, ma no, io veramente voglio dire. No, togliendo lo scherzo da mezzo, ma l'anno scorso a luglio si sono fatti i gazebo. Sì. Io non lo so, ci sono stati allora. Ragazzi, però io vorrei essere un pochettino più operativo, scusate, perché questa è una situazione tematica e programmatica. Allora, innanzitutto abbiamo detto che per me siamo a posto. Poi dobbiamo sensibilizzare le persone, i nostri portavoce, abbiamo detto che non c'è problema, cioè nel senso i portavoci ci sono, perché se non vengono i parlamentari verranno sicuramente i nostri parlamentari regionali, i nostri portavoci regionali. Si è occupato della zona regionale, so che Antonio ha già contattato Laura Di Vita e ha dato una sorta di disponibilità, per si potrebbe contattare Sergio Puglia che sicuramente è disponibile. E poi quindi per stiamo a 4-5. La cosa importante sarebbe la sensibilizzazione della, diciamo, della cittadinanza e delle persone del luogo. Quindi con un'opera di volantinaggio bisognerebbe fare un volantino molto sintetico, secondo me stringato, dove bisogna, diciamo, specificare. Invitare la cittadinanza alla partecipazione. Io volevo ottenere il vincolo naturale per fare questa cosa. Però dipende anche, dove li facciamo. Però ottenere anche per un volantinaggio quasi porta a porta. Per amplificare un pochettino la cassa di risonanza, la zona Giantuzzo. Nel senso che se lo facciamo adiacenza per Roberto, facciamo i gazebo. Allora bisogna individuare dei giorni in cui qualcuno si prende la briga di fare un paio di volantinaggio. A turno li possiamo fare, poi ci organizziamo, però è importante. L'opera di volantinaggio, diciamo, innanzitutto dovremmo decidere i volantini. Cioè, volantino, cosa scrivere sui volantini? Li aspettiamo, poi lo scriviamo. E questo pure è fatto. Penso che poi l'evento è andato, ragazzi, ma siamo positivi, su. Muoveteci queste creatività, le idee ci sono, le dobbiamo solo andare attuale. Ma quello è un po' leggero, è un po' positivo. Sai che quando ti affondo, mi piace, che fai io, la piace. Mi lascia convincere la gente a aprire. Voi volete le persone aprire. Wow, ecco. Una parola te, che fai? La saluta. Grazie. Arrestato mai. Si chiamava Tommaso. Oh, ma cassa l'acqua in, perché sta l'acqua in? Ah, forse là. Salute, brindiamo. Fatta una nuova con un bicchiere di carte. Aspettavo, compagni, ho pure un po' cracco. Grazie. L'acqua, come si dice l'acqua? C'è un vecchio detto che dice l'acqua è un braccio di bastimento a mare. Ragazzi, una bozza di volantino, chi è che si fa carico di fama? Carlo, riproviamo, vieni Carlo. Riproviamo. Ragazzi, una bozza di volantino che è che si a livello grafico. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere la, prendiamo un po' di napino, così. No, io ci annotiamo. Antonio Totonnos. Antonio Totonnos. Allora, innanzitutto abbiamo detto il 10, giusto? È lo stesso problema, quindi possiamo confermare la data. Quando secondo me fai quale fotocopia volantini ci pensi? A fai volantini ci penso io. A me mi basta soltanto fare un euro. A fai volantini ci pensi io a fai il fotocopio. Scusi, che siamo meglio, la zona è grossa qua. Io penso che sì, i gazebi di luglio, secondo me farli sabato
non lo so, la mattina no, la no. Gente incomincia a mangiare, cioè, la settimana non ci siamo nessuno, durante la settimana. Allora, a parte San Gennaro ci sta sempre gente, ma piazza nazionale c'era poca affluenza. Si sa da fare sabato, si sa pomeriggio, cioè il 6 a sera finì l'otto, e anche sarebbe un orario più indicato. In realtà vorrei sperimentare almeno almeno un gazebo, che ne sa, cioè giovedì a piazza Sant'Elagio. Pure una zona, pure una zona dei ragazzi, delle ragazze là che stanno meglio dell'università, a Ponticelli Latina, che sì. Sì. Una ragazza là che sta a Sant'Elagio, capace che pure lei ci possono dare una mano, no. Magari c'è, ma pure qui bello là, pure io c'ho amici a piazzetta Sant'Elagio, capisci? Sì, sì. A via Alessandro Otto, come no, amici là, ah, sì. Allora andiamo a darsi una, magari facendo, ma dopo orario di cosa? Del volantino, io penso che l'evento ci conviene di farlo alle 11, 11 e mezzo, alle 11, allora l'evento si terrà verso le 11, perché se la mattina si vanno a protocollo ai figli, uno piglia poche tempo, oppure si parlava in altri mesi, se vengono dopo si può. Venerdì 10, ore 11, via De Roberto, nei pressi, no, nei pressi della Potenza, dovremmo dire la ditta. Ma dove sono venuti per il depuratore? Fuori al depuratore, ma il depuratore sta in fondo, dovremmo vedere il civico depuratore. Nei pressi del depuratore. Nei pressi del depuratore. Nei pressi del finto depuratore. Parteciperanno poi i nostri portavoce del Movimento 5 Stelle regionali e nazionali. Vabbè, qualcuno a Davide Massimo si impegna a contattare il livello regionale, ma pure il livello nazionale con le minacce, il livello nazionale a Davide, voglio sapere. No, vabbè, allora Luigi Cirillo mi ha dato la disponibilità. La cosa importante ora dobbiamo stabilire quello che si deve scrivere nel volantino, no, muscarà, pure solo per allargare la partecipazione alla cittadinanza. Okay, il contenuto del volantino postato sul gruppo notizia di oggi. Riqualificazione Arte, mi pare si chiama il gruppo, no, andò. Sul gruppo Facebook Riqualificazione Arte. No, ci pensi io. No. Cioè io sto pensando, vediamo questo contesto, no? Mi credo, di collaborazione, di condivisione, poi va con comunità e leggo 7 e 8, non è 10.